Eccoci in via Pontetti, immobile molto carino, si presenta con questo ingresso alla genovese, nel senso che è utilizzato come soggiorno o si può utilizzare come soggiorno. Qui vediamo una panoramica, quindi ci sta tranquillamente una libreria, un bel divano e quindi qui porta blindata, questo dà un affaccio in un distacco, quindi tra un palazzo e l'altro, non è un cavedio. Oggi è una giornata pessima, comunque la casa è piuttosto silenziosa e anche abbastanza luminosa. Abbiamo già le finestre in doppio vetro, in alluminio, bianche. Il riscaldamento è autonomo, con la sua calderina che ora andremo a vedere in cucina. Qui abbiamo una cucina abitabile. Loro hanno molte molte cose, sono in quattro in famiglia, quindi abbiamo questa parete con lavandino, forno, lavatrice, eccetera, eccetera. Quindi una parete completa. Nessuno vieta di buttare giù quella tramezza e fare un open space, quindi un soggiorno con cucina a vista. Quindi qui abbiamo la cucina, di qui abbiamo questa esposizione che è bella aperta perché c'è sempre palazzi davanti. Qui è questo borgo che rimane sotto, vicino al Carlini, quindi via Pontetti. Di qui abbiamo la calderina che comanda i caloriferi e l'acqua calda, quindi pochissime spese di amministrazione. Qui la parte cottura, una nicchia di mensole, il tavolo per mangiare in quattro, tranquillamente. Ritorniamo all'ingresso. Poi, malgrado la metratura, che siamo sui 57 metri, non è una metratura ampia, non abbiamo perdite di spazio. Quindi qui abbiamo una camera da letto matrimoniale molto, molto grande, come vedete. Ci sta un armadione, addirittura loro hanno anche il pianoforte. Quindi panoramica, esatto, qui siamo una faccia in un altro cortile, lì c'è proprio, lassù si vede Corso Europa, ecco qui, qui comodo per stendere. Oggi come vedete è una giornata, sta piovendo, quindi eccoci qui, panoramica di questa camera. Poi le porte sono molto belle, l'impianto è sfilabile, il riscaldamento come dicevo è autonomo. Qui abbiamo questo disimpegno dove c'è un armadio a muro. Qui il bagno, ecco, volendo bisognerebbe rifare il bagno sicuramente, e poi viste le porte che sono molto belle ci starebbe anche bene oggigiorno un bel parquet, anche un prefinito, però un bel parquet. Il bagno c'è, WC, bidet, e qui abbiamo il lavabo, quindi c'è tutto, box doccia e la sua finestra. Qui abbiamo un'altra camera, che se uno non avesse bisogno di due camere, qui può fare magari camera e di là salone. Comunque questa camera è anche questa bella spaziosa, quindi ci sta sia una scrivania per un ragazzo, un'armadiatura ampia, loro lì hanno creato con dei billi tutte le librerie, l'armadio. Qui facciamo la panoramica della camera, eccoci qui. Qui esponiamo sempre di qua, dall'altro lato, quindi lato cucina. Ed ecco qui, appunto, come vedete, qui c'è una piastrella normalissima, quindi color tortora, volendo appunto uno con un investimento veramente limitato, mette un bel parquet prefinito e cambia volto alla casa, anche le tinte. Ovviamente questa è una ristrutturazione di 10 anni fa, quindi se uno se la personalizza merita. Quindi qua siamo sulla parte di nuovo dell'ingresso e quindi l'immobile è terminato.